Sempre più vicino il progetto da 500 milioni di euro per realizzare in Italia l'impianto sperimentale di fusione nucleare DTT di Vertor Tokamak Test Facility. Dopo la risoluzione approvata alla Camera che impegna il governo, questa settimana Eurofusion ha lanciato la fase finale per finanziare il progetto. Stiamo parlando di un cilindro ipertecnologico alto 10 metri con raggio 5, all'interno del quale saranno confinati 33 metri cubi di plasma alla temperatura di 100 milioni di gradi, con una intensità di corrente di 6 milioni di ampere e un carico termico sui materiali fino a 50 milioni di watt per metro quadro. Obiettivo: testare configurazioni magnetiche innovative e nuovi materiali come i metalli liquidi per i grandi progetti di fusione nucleare ITER e DEMO. DTT rappresenta una grande sfida tecnologica per il nostro paese che potrà dare occupazione a circa 2.000 persone, generare un giro d'affari di 2 miliardi di euro e riqualificare il sistema industriale nazionale. Le attività sarebbero condotte da ENEA, CNR, INFN e Consorzio Create in stretta collaborazione con il sistema industriale universitario. Auspichiamo che entro dicembre abbia inizio la fase 3 del progetto, quella realizzativa, quando contiamo di avere a disposizione i fondi del governo italiano e della Commissione europea.